Andrea Piras, un giorno importante, un traguardo raggiunto molto significativo per la città e per il territorio. Sì. Sicuramente, questo è il coronamento di un sogno, perché noi aspiravamo ad avere una sede tutta nostra di queste dimensioni, perché facciamo diverse attività, tanti anni. Oggi siamo, grazie all'amministrazione comunale, siamo riusciti ad avere questi locali. Li abbiamo dovuti riadattare completamente perché erano devastati dai vandali. Abbiamo rifatto impianti elettrici, igienici, sanitari, insomma l'abbiamo resa veramente accogliente, come si può vedere. Quindi d'ora in avanti questo può essere un punto di riferimento per gli anziani e non insomma. L'Hauser cresce, è una crescita continua, costante e orientata verso nuovi traguardi? Sì, penso di sì. Innumerevoli sono i servizi che andiamo a offrire con queste nuove possibilità. Lo scopriremo insieme ai nostri concittadini, che saranno invitati qui a proporci anche idee nuove. Noi siamo pronti a metterle in pratica. L'obiettivo è quello di rendere sempre meglio fruibile il volontariato nei confronti di chi soprattutto ha bisogno, pensa ai momentanei o cronica difficoltà. E mi pare che in questo momento storico i bisogni siano veramente tanti. Purtroppo si parla di povertà carbonica e talvolta la si tocca anche con mano. Bisognerebbe avere un coordinamento maggiore tra le associazioni per coprire veramente determinati settori che sono legati a questo nuovo aspetto dell'aspetto economico della nostra città e del territorio.